Una volta che avrete terminato la copertina, lavorando l'ultimo giro a punto nocciolina, dovete fare un giro completo a maglia bassa. Dunque, abbiamo chiuso il giro, l'ultimo, ipoteticamente, facciamo una maglia bassissima per spostarci verso l'inizio dell'angolo. A questo punto facciamo un'ulteriore catenella per sollevarci e lavoriamo una maglia bassa. Dunque, siccome siamo nell'angolo, facciamo 5 maglie basse. Quindi una l'abbiamo già preparata, 2, 3, 4 e 5, in modo ecco da avere l'angolo ben allargato. Dopodiché faremo una maglia bassa nel punto di chiusura della nocciolina e 3 nell'archetto di catenelle. Continuiamo così, una maglia bassa sulla nocciolina e 3 nell'archetto di catenelle. Continuiamo così, completando tutto il giro, ricordandovi di fare 5 maglie basse nello spazio d'angolo, in questo punto. Ok, ci vediamo tra poco. Ho completato il giro a maglie basse. Adesso vi faccio vedere il cordoncino sottile che abbiamo creato e ci andiamo a unire alla prima maglia bassa lavorata con una maglia bassissima per chiudere la lavorazione del giro. Ok, a questo punto iniziamo la nuova lavorazione che consiste in ventaglietti da 5 maglie alte. Dunque, su tutti i lati lavoreremo dei ventaglietti, mentre sugli angoli lavoreremo 2 maglie basse con 4 catenelle. Iniziamo così. Dobbiamo spostarci, visto che lavoriamo iniziando dall'angolo, dobbiamo spostarci sulla catenella centrale delle 5, quindi indicativamente sarebbe la terza, 1, 2, 3, questa catenella. Quindi con delle maglie bassissime ci spostiamo. Allora ne facciamo una e già siamo vicino al punto che dobbiamo lavorare. A questo punto, scusate la ripetizione, facciamo una catenella per sollevarci e nella terza maglia d'angolo, che sarebbe quella di punta, lavoriamo una maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e sempre nella stessa maglia lavoriamo nuovamente una maglia bassa. Ecco qua, non facciamo altro che realizzare un piccolo spazio d'angolo. Ora iniziamo a lavorare i ventaglietti. Saltiamo 2 catenelle. In questa maglia,
maglia bassa, la terza diciamo, lavoriamo 5 maglie alte, quindi 1, 2 le saltiamo, nella terza lavoriamo 5 maglie alte, una, due, tre, quattro, scusate, e cinque. Saltiamo di nuovo due maglie basse e nella terza, nella successiva, lavoriamo una maglia bassa. Ed ecco il primo ventaglietto che abbiamo lavorato. Continuiamo. Ricordatevi sempre di saltare due maglie basse e nella terza fate il ventaglietto di 5 maglie alte. Lavorate tutte nello stesso punto. Saltiamo due maglie basse e nella successiva ci completiamo il ventaglietto bloccandolo con una maglia bassa. Continuiamo fino all'angolo in questa maniera. Allora, questo è il lato completato dai ventaglietti. Ora ci troviamo all'angolo. In questo caso dovremmo sempre saltare due maglie basse per lavorare nella terza, ma avendo qui una maglia bassa in più, possiamo saltarla ed andare direttamente a lavorare sulla terza maglia delle 5 dell'angoletto. 1, 2, 3, questa è la maglia, quindi dobbiamo fare una maglia bassa, 4 catenelle e di nuovo una maglia bassa nello stesso punto. Ecco qua. Si riparte sul lato dritto, saltando le due maglie basse successive e lavorando il punto a ventaglietto eccomi alla fine del giro. Come potete vedere, tutti i lati della piastrella sono lavorati a ventaglietti. Ora dobbiamo chiudere il giro con la nostra maglia bassissima e praticamente ci uniamo alla prima maglia bassa che abbiamo lavorato nell'angolo. Ecco qua. Per iniziare il giro successivo facciamo una maglia bassa per inserirci nell'angolino formato dalle 4 catenelle. E facciamo questo giro utilizzando le maglie alte doppie, quindi facendo due gettati sull'uncinetto. La prima maglia alta doppia sarà sostituita da 4 catenelle. Allora, iniziamo la lavorazione con intanto una maglia bassa per sollevarci e facciamo 4 catenelle, una, due, 3 e 4. Un'altra maglia alta doppia. Sempre adesso lavoriamo sempre nello spazio d'angolo intorno alle 4 catenelle dell'angoletto. Quindi
Questa è la seconda maglia alta doppia che andremo a lavorare. Dopodiché facciamo 3 catenelle, una, due, tre, e lavoriamo 2 maglie alte doppie sempre nell'angolo. Quindi la prima, eccola. Una maglia alta doppia, due, di nuovo 3 catenelle e altre 2 maglie alte doppie. Questa è la lavorazione d'angolo. Una volta fatta questa lavorazione all'angolo con 3 gruppi da 2 maglie alte doppie divisi da 3 catenelle, passiamo a lavorare sui lati. Allora, ogni ventaglietto è formato da 5 maglie alte e noi in questo giro di lavorazione lavoreremo sopra sulla terza maglia alta, vale a dire quella centrale, e faremo questo punto. Allora, maglia alta doppia sulla maglia centrale, ne facciamo 2. Tre catenelle di divisione e di nuovo, sempre nello stesso punto, 2 maglie alte doppie. Ecco qua. Questa lavorazione, ossia i 2 gruppi da 2 maglie alte doppie divisi da 3 catenelle, verrà fatta sopra ogni terza maglia alta del ventaglietto sottostante. Quindi ripartiamo. Ricordatevi sempre i 2 gettati sull'uncinetto. Ecco qua, 2 maglie alte doppie, 3 catenelle e altre 2 maglie alte doppie, sempre nella stessa maglia di base. La maglia alta centrale del ventaglietto di sotto. Ecco, fate questo punto su ogni ventaglietto e ci ritroviamo per lavorare l'angolo successivo. Ecco qua, sono arrivata all'angolo. Ora, come abbiamo fatto in quella iniziale, anche in questo angolo andremo a lavorare 3 gruppi da 2 maglie alte doppie. Quindi una, due, maglie alte doppie, 3 catenelle, di nuovo 2 maglie alte doppie, catenelle. E di nuovo 2 maglie alte doppie, una e due. Ecco qua il nostro angolino. Adesso riprendete lavorando questo punto su
su ogni ventaglietto che trovate sul lato, facendo i tre gruppi di maglie sui due angoli rimanenti, e poi ci ritroviamo per terminare, per chiudere il giro e iniziare il successivo. Ecco qui abbiamo completato il nostro giro a maglie alte doppie. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima che prenderemo nel 1, 2, 3, 4, nella quarta catenella iniziale. Ecco qua, così è chiuso il giro. Ora, nell'ultimo giro della lavorazione del bordo, utilizzeremo sempre la maglia alta doppia, ma lavoreremo in aggiunta alcuni pippiolini, che sono dei punti formati da 3 catenelle chiuse insieme alla base. Allora, le lavorazioni saranno fatte tutte negli spazi delle 3 catenelle. Lavoreremo in questo caso nell'angolo. Lavoreremo due gruppi di 2 maglie alte doppie in ogni spazio della lavorazione d'angolo. Quindi avremo due gruppi in questo punto e due gruppi in quest'altro. Nostra maglia bassissima per spostarci verso sinistra ed una maglia bassa per posizionarci al centro dell'archetto di 3 catenelle. A questo punto iniziamo sostituendo la prima maglia alta doppia con 4 catenelle. Lavoriamo la seconda maglia alta doppia. E ora facciamo invece di fare le 3 catenelle che dividono, come abbiamo fatto qui sotto, che dividono i due gruppi, facciamo il pippiolino. Quindi 1, una catenella, 2 catenelle, 3 catenelle, inseriamo l'uncinetto nella prima catenella, facciamo una maglia bassissima e chiudiamo. Ed ecco qua il nostro pippiolino. Io li ho aggiunti unicamente per creare una decorazione in più finale all'ultimo giro del bordo. Allora, riprendiamo con un altro gruppo di 2 maglie alte. Sempre stiamo lavorando, vi ricordo, sempre nello spazio, nel primo spazio dell'angolo. Ecco qui. Ora facciamo un altro picot prima di lavorare i due gruppi nell'altro spazio, in modo da alternare questa piccola decorazione tra i vari gruppi. Di nuovo due gruppi di 2 maglie alte doppie. Ecco qua, abbiamo fatto le 2 maglie alte doppie, facciamo il picot o pippiolino. 3 catenelle e le chiudiamo alla base. 2 maglie alte doppie, e questa è la lavorazione d'angolo completa, vale a dire
un gruppo di 2 maglie alte doppie per ogni spazio che abbiamo a disposizione, più i 3 pippiolini. Ok, passiamo a lavorare il lato tra ogni gruppo e l'altro che lavoreremo negli spazi sottostanti, faremo il nostro piccolo picot. 1, 2, 3 catenelle, prendiamo, entriamo nella prima catenella lavorata e chiudiamo con una maglia bassissima. Ora facciamo 2 gruppi di maglie alte doppie divise da un picot in ogni spazio sottostante. Picot di separazione dalla lavorazione successiva. Ora di nuovo maglie alte doppie. Un picot due maglie alte doppie. Nello spazio della lavorazione sottostante. Ecco qua. Non dovete far altro che ripetere questa lavorazione per tutto il giro, ricordandovi, non è difficile perché in ogni spazio dovrete fare questo gruppo di maglie. Quindi nell'angolo avremo 2 spazi creati dalle 3 catenelle e qui farete per 2 volte questa lavorazione, dividendo con il picot. Bene, ci vediamo alla fine del giro. Ed eccoci qua, ragazze. Finalmente abbiamo terminato tutto il giro del bordo. Ora non resta che fare l'ultimo picot e chiudere il giro. 3 catenelle, entriamo con l'uncinetto nella prima catenella. Facendo una maglia bassissima, usciamo 1, 2, 3, 4, infiliamo l'uncinetto e uniamo il tutto con un'ennesima e l'ultima maglia bassissima. A questo punto non resta che tagliare il filo, tirate fuori e nascondete. Fermate il filo e nascondete la codina. Ecco qua, questa diciamo che è la nostra copertina in miniatura. Vi ricordo infine che potete utilizzare lo schema della piastrellina sia per fare una coperta realizzata con più piastrelle e quindi la piastrellina la terminerete con le maglie alte. Lisce, in modo che potrete agganciare, cucire ogni piastrella all'altra in modo semplice, oppure continuate la lavorazione creando una piastrella gigante, terminandola
la copertina con un giro a punto noccioline e poi aggiungendo, come vi ho spiegato, il bordo in questa maniera. Ecco qua. Bene, spero che vi sia piaciuta questa piastrella. Io vi do appuntamento ad un prossimo tutorial. Vi auguro buon lavoro e ciao da Lilla.